perché questa sera presentiamo il nuovo libro di Massimo Marinelli, che è qui accanto a me, dal titolo molto originale, evocativo e che suscita curiosità nel lettore, Una improbabile verità. Questo segue il precedente libro che si chiamava Via Ultima Costa, di cui abbiamo già parlato, abbiamo già fatto la presentazione a Mondo Parola. Anche in questo caso si tratta di un giallo e, come nell'altro libro, l'autore riesce a descrivere così bene i personaggi e le loro interrelazioni e le situazioni nelle quali si trovano coinvolti che sembra quasi di viverle, di partecipare attivamente alle vicende, che peraltro sono molto articolate. È una vicenda abbastanza, non contorta, ma piena di, diciamo, di situazioni che si accavallano e di imprevisti. Allora, i personaggi principali sono diversi tra loro, ma accomunati da una profonda, anche se non sempre palese, sensibilità, che peraltro è quella dell'autore. Quindi di solito l'autore riesce a trasmettere al personaggio quella che è il proprio carattere, il proprio atteggiamento, in questo caso la sensibilità, e anche si chiamano Priamo Melis, che è il commissario, che non è il re di Troia. E non è il re di Troia, peraltro, anche se è una persona molto, non autoritaria, ma imponente in un atteggiamento. E il suo amico, che invece si chiama Antonello, non è Venditti, ma insomma è, non è Venditti. Non è Venditti, però ovviamente è simpaticissimo. Sì. Però Antonello è un nome molto diffuso in Sardegna, sì, per questo sì, si chiama Antonello. Quando si scrive, è utile partire da queste diversità di personaggi per costruire una storia che poi è basata sulla realtà. Allora, i personaggi sono, in realtà il loro è un rapporto basato sulla contrapposizione. Loro sono in continuo contrasto su tutti gli argomenti, anche su quelli più semplici, più banali. Per tratteggiare i personaggi posso dire questo, che Antonello è un autodidatta che presenta quei tratti di spigolosità che molti autodidatti hanno, che spesso lo fa contrapporre a Priamo, che ha una formazione più articolata e completa, perché ha avuto la fortuna di fare un ciclo di studi, è arrivato fino in fondo. Ed è proprio questa diversità che diciamo rafforza il loro rapporto, perché poi in buona sostanza Priamo è un personaggio, in realtà è un antieroe romantico e fragile, e ha bisogno di un puntello, ha bisogno di un consigliere, di una specie di grillo parlante che gli mostra nei momenti così di difficoltà qual è la strada giusta da seguire nella risoluzione dei casi in cui insomma lui si imbatte. Allora, Priamo in una notte trascorre, diciamo, un evento meraviglioso con la più bella e desiderata prostituta del bordello, che si chiama Fatima. Non a caso il nome. Ecco, magrebina, no? Allora, c'è una frase molto bella che dice che la forza dell'amore, in tutte le sue espressioni, può anche sciogliere il ghiaccio o riscaldare un cuore inaridito. Allora, se ci vuoi leggere, poi ci vuoi parlare di fatti, ma anche di questo incontro, allora, la valenza di questo incontro. Ripetimi per favore. Il 118. La pagina 118. Sì. Allora. Dopo l'amore, Priamo era ancora stordito e pieno di dubbi. Si girò alla sua sinistra per avere certezza che la notte appena trascorsa non fosse stata per lui soltanto un sogno erotico. Guardò Fatima ancora addormentata e pensò che per una donna così lui avrebbe fatto follie se solo gli fosse capitato di incontrarla al momento giusto. Ma quale poteva essere il momento giusto, rimuginava, e se fosse proprio questo? Poi rientrò in sé e concluse amaramente che quella notte sarebbe stata soltanto una parentesi, un dolce ricordo che lo avrebbe accompagnato per il resto dei suoi giorni. Troppo difficile, considerava tra sé. Le situazioni sono ormai consolidate nella loro diversità. Siamo su piani contrapposti.
chissà cosa direbbe la Bosa se io andassi a vivere con una prostituta. Questo è il suo cruccio, no? Molto realista. Lui da buon provinciale, inserito a pieno titolo nella mentalità del piccolo centro, si chiede fino a un certo punto, lui è un trasgressivo, ma non osa pensare ad una trasgressione così alta, così forte, no? E allora questa cosa in un qualche modo lo atterrisce, no? E quindi poi si rassegna a pensare che la sua poi è stata soltanto un'esperienza che si conclude in un giorno. Piacere, mi presento. Sono Sam Bukavka, ispettore di polizia qui ad Algeria, sono di l'uomo gabro ed ovidato. Primo sono gli occhi della coppetta di vetro azzurrato. Stava assaporando una mousse di cioccolato con gelato alla nocciola. Quella mattina si era svegliato prima del solito e aveva deciso di defilarsi. Era uscito da solo, voleva riservarsi delle attenzioni e riflettere senza la presenza di Pierre. Pensava alla piega che stava prendendo l'indagine e cominciava ad essere stanco. Poi la temperatura era salita rapidamente e gli era venuta voglia di qualcosa di fresco. Se ne stava seduto all'ombra di un grosso cedro del Libano, rimuginando.